tantissimo lavoro, tantissima dedizione, tantissima passione, tantissimo amore, tantissimo tempo. Ne mancano molti all'appello perché naturalmente sono impegnati al lavoro e poi giustamente sono in un momento di relax dopo tantissimo impegno, tieni presente che hanno lavorato intere settimane, quindi tutte le sere ci siamo incontrati per poter, compresi sabato e domenica, quindi per poter arrivare poi al risultato che hai potuto vedere. Ti ringrazio comunque di tutto quello che hai detto. E come ci siamo incontrati? Intanto veniamo fuori dalla pandemia, e quel periodo è stato veramente un periodo scuro, scuro per tutti se vogliamo, no? Anche mortificante. E mortificante, sì, sicuramente, è un periodo che però non ci ha scoraggiati, e abbiamo cercato di, almeno il nucleo fondatore, no? Quello che ha fondato la rete è rimasto unito, e i ragazzi abbiamo cercato di tenerli, però poi naturalmente ognuno ha preso la propria strada, ma una volta che la pandemia è terminata e c'è stata quasi una sorta di rinascita, e quindi piano piano c'è stata gente che si è avvicinata e siamo cresciuti, e non ti nascondo che nell'ultimo periodo cresciamo in maniera a dismisura, cioè un'esplosione. Un'esplosione non solo come compagnia senior, che naturalmente cresce, ma anche e soprattutto con i ragazzi, perché naturalmente voi sapete che abbiamo i laboratori con i ragazzi. Ne abbiamo tre di 4 anni, quindi la prima fascia va dai 4 ai 10, poi abbiamo dai 10 ai 17 e poi abbiamo questo fiore senior che abbiamo ammirato l'altra sera. Sì, certamente. Coreografa. Sì. E quindi Stefania Frisa. Stefania Frisa, che aveva anche un ruolo. Certo. Sì. Esatto. Allora, a te. Stefania, com'è stata questa esperienza? Beh, non è la prima, ovviamente. Non è la prima. Vorrei precisare che a differenza di altre volte, dove abbiamo dato spazio ai giovani per quanto riguarda le coreografie, questa volta invece i più grandicelli sono stati proprio i protagonisti delle coreografie, quindi diciamo mi sono anche adattata al mio corpo di ballo, però sono stati veramente meravigliosi. Quindi, grazie ragazzi. Di là di chi sta sulla scena, c'è un lavoraccio dietro che riguarda naturalmente la parte delle scenografie che abbiamo realizzato insieme. Manca Anna Di Palma questa sera, che si è presa naturalmente una lunga vacanza di una settimana, quindi abbiamo detto vai. Bellissimo. Quindi non c'è Anna, la salutiamo, che è un pilastro. Anna si dedica anche ai costumi, alle scenografie. Scenografie, quindi tutto quello che viene realizzato lo realizziamo noi insieme, quindi merito va ad Anna per i costumi anche e le scenografie, oltre anche a Tonia, che è una delle costumiste, e Tonia Pizzoleo. Quindi l'ultimo arrivato, no, l'ultimo in d'arrivo è Luca. È Luca. Buonasera. Niente, io sono l'ultimo arrivato, ovviamente sono anche tra i più giovani qua in mezzo. Facevo il generale Pippo non lo sa di Montefuso, comandante in cavallo, vabbè, scherzo. Sì. Ho già sentito tante volte se siete venuti allo spettacolo, quindi niente. Poi come mi sono trovato qui? Comunque avevi la divisa della Marina. Sì. Da moglie di ufficiale di Marina, ti devo fare un appunto. In Marina non esistono i generali, ma esistono solo gli ammirali. Quindi c'era però noi abbiamo mischiato tutto, perché tra l'altro era anche Pippo non lo sa, perché lui non si sa di che provenienza, perché effettivamente era un po' particolare come soggetto. E lui, per esempio, lui è arrivato che noi lo spettacolo era già andato avanti e ho innestato, quindi mi sono un attimino inventata il suo personaggio e quindi è venuto fuori Pippo non lo sa. Poi abbiamo il fidanzato, il principe azzurro distratto. Astolfo. Poi abbiamo Astolfo. Sì, io sono Astolfo, cioè sono Giovanni. E niente, vabbè, sono
all'inizio, sono dall'inizio con l'associazione Arete. Per me questa è una famiglia, cioè io qui sto bene. Adesso infatti ci fa strano che non stiamo provando questi giorni di pausa, quindi penso ricominciamo subito, perché 15 e 16 vi aspettiamo di nuovo a Monticello, diciamo, ad aprile, e quindi noi non vediamo l'ora, è la nostra passione, non vediamo subito l'ora di salire sul palco e recitare, cantare, ballare e soprattutto far divertire voi, il pubblico. Almeno giovane? Il diversamente giovane. Io, Mimmo. Nata e cresciuta a Francavilla Fontana. Vengo da Francavilla Fontana. Sì. Pensate quanti sacrifici Da questa famiglia, questo ed altro. Siamo felici, contenti, ci siamo divertiti e ci divertiremo. Le due camminie. Ah, il personaggio. Ah, il personaggio! Marone di coccia! Francavilla dicono che ti viene una coccia. Una coccia e non qua mi coccia. Bene, passiamo alle due cameriere. Dov'è? Non penso una. Eccola là! Eccoci, io sono Rosaria. E io sono Maria Chiara e sono la più giovane del gruppo. Anche se lei è la più alta, però la sono più la grande, piccola. La più piccola anagraficamente. Anagrafica. Siamo entrambe al nostro primo musical. Sì. Questo è il primo musical. Sì. Anche se io la conosco e la seguo da sempre, da spettatrice. Questa volta con grande piacere ed entusiasmo mi sono trovata sul palco. Possiamo dire buona la prima? Beh, sì, sì. Il personaggio del Facchino Ciro e insieme al mio fido Gegè siamo in scena, siamo sempre insieme, facciamo spesso delle, diciamo, gag comiche, improvvisate, un personaggio che mi piace. Ecco. Tutto naturalmente dal punto di vista del corpo, no? Quindi molto. Lui infatti non utilizza lo strumento voce, ma utilizza lo strumento mimico, canzone, okay? Oltre a cantare, vabbè, solo una canzone, però ecco, quello che noi puntiamo è a comunicare non solo attraverso la voce, ma soprattutto con il corpo, con la mimica. Tubergo è grande! Buonasera a tutti. Prima esperienza? Primissima esperienza. Colgo l'occasione di chi mi ha invogliato ad entrare in questa famiglia, che è Giovanna. Eccola. Diciamo, mi ha offerto come a Giuseppina come un babà. Giuseppina mi ha messo tutto contento. Ringrazio anche lei e ringrazio pure tutti quanti per avermi accolto, la mia spalla, Piero, Ciro e tutti quanti. E poi c'è sua moglie, e naturalmente abbiamo tirato dentro la moglie. Sì, è stata una bellissima esperienza, penso che ormai standoci dentro non ne usciremo più. È vero, poi diventa proprio un piacere, immagino. Miriana? Sì, io sono Miriana Titi Beluma, la moglie indecisa del generale. E, no, stare qui in questa associazione credo che ti aggiusta le giornate. Se hai una giornata nera, tu vieni qui e passa tutto. E ti carichi di ottimismo. Sì, è divertente, mette buon umore. Credo che non la lascerò mai più. Antonio. Sì. Marco Antonio. Non poteva chiamarsi. Sono uno delle new entry e niente, mi sono avvicinato un po' così per caso, perché mi è sempre piaciuto magari recitare con gli amici, grazie ad un'amica che è qui presente con Palma e mi ha detto vieni, che bello. Effettivamente mi hanno accolto bene tutti, prima Giuseppina e poi tutta la squadra dell'Arete, quindi mi sono sentito in famiglia, ben accolto e penso che continuerò questa avventura. Poi c'è Palma è alla sua, dillo tu. Io sono la figlia del barone Micoccia, mia sorella stasera è assente. Che Anna è Palma. Io mi trovo qui nell'associazione da parecchi anni, solo che mi trovavo sempre dietro le quinte perché seguivo mia figlia, Yolanda. E invece in questo musical mi hanno travolto. Ti hanno coinvolto. Sì. Felicemente. Sì. Felicemente. Io sono contento perché non ho una figlia femmina e grazie a Dio sul teatro
Ho due figlie. Insomma, il personaggio non sono nuova e per niente, insomma, abbiamo vissuto insieme il periodo di cui già ha parlato Giuseppina e un po' come è avvenuto in tutti gli altri campi, anche noi abbiamo lavorato a distanza, quindi collegati da remoto abbiamo insomma incominciato proprio per incoraggiarci, per farci coraggio, per non lasciare nulla in sospeso, a mettere nero su bianco, quindi incominciato a scrivere, a pensare a distanza, immaginando proprio quello che è accaduto sabato e domenica, che un giorno saremmo arrivati sul palco e nuovamente come prima avremmo visto il teatro pieno di gente, che è stata l'emozione più grande, senza nessuna restrizione, e quello è stato bellissimo. Poi ovviamente vederli sorridere, divertirsi, partecipare, perché questo spettacolo rende il pubblico parte integrante, e quindi quella sicuramente è la soddisfazione più grande che ci porta veramente a ringraziare Giuseppina, che non ha mollato mai, ci ha diciamo quasi perseguitati e caricati. E devo dire una cosa, lei che ha questa mente geniale crea copioni, scrive sempre, diciamo che l'ultime battute sono arrivate due giorni prima dell'andare in scena, infatti abbiamo detto bene o male che stiamo andando in scena, perché altrimenti dovremmo imparare ancora altro a memoria, e quindi insomma venerdì scorso abbiamo potuto stampare finalmente l'ultimo copione e dire forse abbiamo finito di studiare, però siamo felici. No, ma c'è Giovanna Castelli. Ah, Giovanna Castelli, anche lei una veterana. Sì, veterana, proprio veterana. Vedi che orettini trinca, baronessa di Rocca ci picchiano a caso. Allora, io sono veterana e ho il piacere di far parte di questa compagnia da quando è nata e sorta. Quello che quest'anno ho da dire, e io purtroppo da quest'anno non sono più in ambito scolastico, quindi loro mi hanno veramente dato la forza per superare questo momento non felice non per è me. Facile non felice per me, quindi, e l'altra cosa è essermi emozionata ed emozionare quando siamo entrati in scena. Questo è sicuramente la cosa più bella che ci possa essere. Grazie a tutti loro e a lei, mente del gruppo. E poi abbiamo qui Leo, naturalmente sua moglie, lui naturalmente ci ha seguito ed è stato con noi per quasi un mese, perché naturalmente l'organizzazione di questa commedia prevede le canzoni, la recitazione, gli attacchi, poi ci sono naturalmente delle musiche di intermezzo, quindi abbastanza complesso da organizzare dal punto di vista come fonico, e quindi lui ci ha curato, è stato sempre, ed è grazie perché è stato veramente eccezionale, è stato fatto un bel lavoro, e naturalmente grazie anche a Francesca che ci dà una mano anche dietro le quinte, anche perché dietro le quinte c'è tantissima gente. Fare molta attenzione prima che loro entrino in scena, alle entrate, alle uscite, e comunque bisogna anche stare attenti che loro si devono fare cambi d'abito in velocità, aiutarli in questo perché non è facile. E organizzarsi anche come abbiamo fatto con Tiziana e con Cristina, che ora non sono presenti, anche all'ingresso per fare accomodare l'accoglienza. Maria Chiara è appunto mia figlia che mi segue da settembre, da quando abbiamo iniziato a fare questo progetto, e mi segue nelle prove, nelle registrazioni. E alla fine abbiamo deciso con Giuseppina Nigro di trovare alcuni momenti per farla entrare in scena. E insomma, è una cosa che a lei piace tantissimo, e quindi a me, cioè, mi riempie il cuore quando ho iniziato a fare questa cosa. Segue l'esempio del papà. Sì. Francesco, da quanto tempo sei qui con gli Areté? Hai iniziato, hai esordito o avevi già altre esperienze?
Allora, prima degli Arete ovviamente ho fatto anche altre esperienze teatrali con i Senza Vergogna e poi con Giuseppina Nigro e altri collaboratori abbiamo fondato gli Arete. E quindi so già dall'inizio di questa avventura con gli Arete. Questa esperienza cosa ti ha dato? Ogni volta che salgo sul palco è un'emozione grandissima, è una cosa che a me piace fare. Senza il teatro io non potrei vivere quasi, perché è una cosa che mi riempie di gioia, e anche perché, insomma, anche stando insieme agli altri è una cosa molto bella. Fortunatamente in questo progetto siamo un gruppo veramente unito di persone semplici, di persone umili e che fanno questa e cosa. E poi si vede che sul palco vi divertite quella proprio è la cosa assai. Fondamentale, quella ecco, è la cosa fondamentale. Proprio trasmettete gioia, trasmettete proprio l'affetto e la, sì. La sintonia, la base siete di molto tutto affiatati. Sì, molto, molto. E, alla base di tutto c'è proprio il divertimento, fare questo per regalare sorrisi alle persone, ma nello stesso tempo stare bene noi stessi. Un'altra novità, oltre al musical che rivedremo ad aprile, cosa bolle in pentola? Beh, siamo in partenza. Quindi prima di aprile partiremo naturalmente il 28, 29 e 30 di marzo, quindi prossimamente, con i ragazzi, con lo spettacolo che ha debuttato il 4 giugno dello scorso anno, perché noi abbiamo preferito far debuttare prima loro, perché avevano bisogno di andare prima loro sulla scena, poi noi, quindi con questo spettacolo andremo a Novellara, quindi Reggio Emilia, per il Festival Internazionale del Teatro Laboratoriale. Siamo felicissimi perché per i ragazzi sarà un'esperienza bellissima e poi lo stesso spettacolo comunque verrà proposto alle scuole, per le scuole. Il titolo di questo spettacolo è Senza Formula Magica ed è liberamente tratto dal testo, dal racconto di Gianni Rodari, Tonino l'Invisibile. Anche questa è una commedia naturalmente musicale, noi non facciamo prosa, facciamo sempre cose molto, molto divertenti che possono essere accattivanti. Nel cassetto di Giuseppina cosa c'è? Non li apriamo, è meglio non aprirli, perché se per caso proviamo ad aprirli vengono fuori troppe cose. In questo momento io personalmente soddisfatta, ma i ragazzi di più, cioè io sono soddisfatta di loro. E appagata, ecco, appagata di tutto il lavoro che è stato fatto, quindi in questo momento mi sto godendo questo appagamento. Siamo per chiudere, vogliamo aggiungere due cose, no? Mi giro e vado in mezzo al mio mezzo.